Ok, in questo momento ci sentono in chat, siete pronti? Avete aspettato tutto il giorno, vi ho visto che siete stati molto pazienti, quindi grazie della vostra pazienza. Esatto, raga, the time is come, fatevi vedere in chat, fatevi sentire. Fatevi sentire perché il nostro ospite è arrivato ed è qui per voi. Diamo un caloroso benvenuto a Gabriele Patriarca. Let's Ciao. Go! Benvenuto! Ciao! Yeah! Posso mettere anche i suoni, non so se si sentono su Google Meet, ma c'è partito tipo l'applausone, la chat è in fermento e io l'ho detto a loro nelle giornate scorse, lo dico anche a te. Sono emozionatissima perché è incredibile parlarti in questo momento, lontani ma vicini. No, ma figurati, sono emozionato io che di solito non mi mostro molto e non sono abituato. Grazie tanto dell'invito. Spero di metterti a tuo agio anche perché ho detto questa cosa poco prima di iniziare la nostra chiacchierata adesso. Io mi sono preparata, no, per la chiacchierata di stasera perché comunque vorremmo dirla bene. So che ci sono tante persone che già ti conoscono e vorrei tantissimo far vedere tanti aspetti del tuo lavoro e della tua carriera enorme. E io non ho mai visto una pagina Wikipedia così lunga da quando veramente io studio con chi intervistare gli ospiti. Gabriele, la tua voce è patrimonio italiano, ti rendi conto? Sì, diciamo che comincio a rendermene conto perché anche visto il successo, no, delle ultime serie, diciamo, non dico niente ancora. Ci sono dei ragazzi che mi scrivono su Instagram, ma tanti mi stanno seguendo in più. Sei la voce della mia infanzia, sono cresciuto con la tua voce. Questo mi fa sentire anche un po' vecchio, però anche un po' contento. Meno male, io, tra l'altro non so identificare la tua età, dicevo anche prima, però quanti anni perché sono? Perché dirla? Ma perché no, dirla? No, ma infatti, no, no, no. No, scherzo, lo diciamo. Sono 30 anni che faccio questo lavoro. Cioè, quindi almeno 30 anni. Almeno 30 anni ce li ho, insomma, ecco. Quindi dai. E tra l'altro a proposito di appena 30 anni, almeno 30 anni, io pensavo di aver sentito la tua voce per la prima volta con uno dei film che secondo me ha più cambiato la storia del pop, che non è Harry Potter, che voi sappiate non è per me Harry Potter, ma è Pitch Perfect. Ah, carino! Ma è incredibile! Tutti noi abbiamo con il nostro doppiatore preferito questa cosa di quando lo risentiamo ci ricordiamo la prima volta che l'abbiamo sentito e per me tu sei il ragazzo di Pitch Perfect, punto. È impossibile, ma mi sono anche rivista Bridgerton, quello con la regina Carlotta, e non potevo fare a meno di sentire Pitch Perfect sempre. E pensavo, guarda, che fosse quella la prima volta e invece sei stato tipo pallino nella gabbianella il gatto tu. Porca miseria, quella è veramente una vita fa, eh? Una delle prime cose, diciamo, un po' più importanti che ho fatto, non proprio le primissime, però io poi quando lo risento, perché l'ho fatto vedere pure ai miei bambini, cioè dei figli, e ho fatto vedere la mia grande, che ha 7 anni, l'ha visto spesso, e io quando lo risento sento pure che parlavo un po' romano, no? C'è un Oddio. Po' un'inflessione, perché da bambino, sai, comunque la dizione non era perfetta, ma pur adesso se voglio parlare un po' più tranquillamente mi scappa qualcosa pure in dialetto, cioè in dialetto, poi il dialetto romano non è così pesante, però poi c'è lo switch, chiaramente quando poi registri parli in italiano perfetto inevitabilmente perché è una cosa che hai assimilato da tanti anni. E invece da bambino magari qualche imperfezione c'è, che è anche il bello dei bambini, poi, se vogliamo. Certo! E quindi quando lo risento mi fa uno strano effetto. Che bello! Quindi hai anche dei figli, un bacetto tra l'altro a entrambi. Come si chiamano? Se si Anita, può. Certo, Anita ha 7 anni e Alessandro ha 2 anni e mezzo e l'ho appena messo a dormire. Oh, un salutino allora! Buonanotte, sì. Bravi, andate a dormire presto che c'è il lavoro dopo il lavoro qui, ti si deve fare in chiamata. Allora, parlando proprio in realtà di questa cosa meravigliosa che tu hai veramente iniziato da piccolino e quando ho letto di pallino mi si è veramente sbloccato il ricordo e mo devo ricontrollare l'accento romano, mo ci tengo, cioè voglio... Ah no, è proprio, ma non so neanche se io lo sento perché, capito, comunque sei addetto ai lavori, non è che ti riconosci con quella voce, è un bambino che dici madonna come parlavo, capito, così. Pallino, ragazzi, era il gatto, quello che
verso la fine diceva: "Tu sei proprio come loro!" E indicava i mostri, È no? quello che poi è, diciamo, il fratellino adottivo, se possiamo dire, no? E Sì. quindi poi alla fine litigano perché chiaramente loro sono diversi, ma fanno parte della stessa famiglia. Comunque il messaggio lì della gabbia del gatto è tosto, Meraviglioso partire così e anche. ultra moderno poi. Anzi, no, hai detto che non sei partito con quello, quindi c'è forse qualcosa che hai fatto ancora prima? Fatto sì, allora, vogliamo fare una premessa, non lo so se questa cosa la sapevi, forse sì, Ti prego, probabilmente. sì. Ah, Super premessa, io a 5 anni ho partecipato allo Zecchino d'Oro. Ecco. è vero, lo sapevo! Hai ragionissimo. Caspita, però È forse in chat partito non lo tutto sapevo. lì, è partito tutto da lì. Ho fatto lo Zecchino d'Oro e cantavo il coccodrillo come fa. Sì, è vero. Ecco, che ci ha avuto un, diciamo, un discreto successo. Ma piccolino proprio, baby E influencer. praticamente da lì cosa è successo? Che qualcuno, agenzie, sai come fanno poi con i bambini, mi ha notato, hanno contattato i miei genitori tramite lì lo Zecchino d'Oro e mi hanno proposto per fare, hanno proposto ai miei chiaramente, di farmi fare delle fiction. E quindi ho fatto dei personaggi, dei ragazzini, dei bambini in qualche fiction. Di dubbio gusto, possiamo dire, ecco, alcune più belle, alcune meno belle. Comunque, dopo svariati set, quindi crescendo un po' sul set un paio d'anni, ho fatto una fiction e sono andato a girare un tot di giorni, di settimane in Irlanda. Carino, Ok. e questa fiction era un po' multi-language, cioè multiculturale. I miei genitori, ad esempio, erano due attori tedeschi. Io parlavo un po' italiano, un po' si recitava in inglese, quindi una sorta di marmellatona. E quindi, tornati a Roma, abbiamo dovuto doppiare. E io non sapevo neppure che esistesse il doppiaggio, perché avevo 7 anni. E Sì. invece mi fanno doppiare me stesso, per la prima volta, con il regista e un direttore del doppiaggio, che in quel caso era Gianni Giuliano, che è un Ok, grande maestro. Che tra caspita. l'altro io adesso, poi la cosa carina è stata che io adesso faccio anche le direzioni del doppiaggio Ah, ok. e lavoro con Gianni e ce lo diciamo sempre questa cosa e lui me lo dice, cioè io sono stato il tuo primo direttore del doppiaggio, vabbè, insomma, carino. Ricordati chi t'ha fatto. Sì, carino, carino. E mi sono doppiato per tanto tempo. Quando poi stai lì e stavamo alla Fonoroma, che è un posto anche celebre dove si sono fatte le produzioni come doppiaggio, diciamo, molto importanti. Uno degli studi di registrazione storici, no, di Roma. E da lì poi, capito, ti vede nell'altra sala stanno facendo una cosa, ah, ma chi è quel bambino? I bambini servono sempre, perché ci sono pochi bambini in genere. Quindi piano piano ho iniziato, poi chiaramente l'ho fatto il pomeriggio parallelamente chiaramente ai miei studi, e poi una volta che sono diventato grande, niente, è diventata una grande professione. Bravo, molto diligente. Prima la scuola, giustamente, No, 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 e. sì, ho fatto la scuola, pure i miei genitori volevano assolutamente che io facessi tutto. Ho Bellissimo. fatto il liceo linguistico, poi ho proseguito così. Certo. C'è stato un momento magari nella tua carriera da doppiatore in cui è successo qualcosa, sicuramente la voce è cambiata. Da partire da bambini vuol dire anche che devi affrontare tutto quello che è il timbro vocale, no? Che si trasforma. E, è stato faticoso, è stato facile recitare e affrontare questo cambiamento di tono vocale anche? Oppure è venuto naturale, a tutti è piaciuto subito e di Allora, solito va liscio. ti ringrazio intanto per sostenere che è cambiata, perché invece qualcuno sostiene che ho ancora la voce di quando avevo 15 anni. No, io non Quindi, la sento, però magari un no, vabbè, complimento. Non è invecchi vero che mai. ho la voce molto giovane, vogliamo dire acuta, vogliamo dire sottile. Insomma, è una cosa in realtà positiva, però la mia età vocale, se non mi guardi, se non lo sai, potrebbe essere effettivamente più giovane della mia età anagrafica. E anche alcuni personaggi che faccio sono ancora un po' più giovani. Riesco a fare ancora, no? Non li faccio, però riuscirei a fare chiaramente, diciamo, pure gli adolescenti, ecco, ancora. Ti puoi prendere Quindi tutto. questo famoso cambio vocale non è che c'è stato tanto. C'è Ah, stato un ok. periodo, chiaramente, intorno alle medie, barra primo liceo,
che dovevo, sì, c'avevo un po' delle stecche, facevo, no, sai quando la voce ti stecca un po', no? Che tu c'hai la vocetta così e poi a un certo Sì, il punto voice va su. crack tipo si chiama. Credo, Ho sì. dovuto un po' imparare a gestire quella cosa, ma ecco, niente di che. Purtroppo questo grande vocione impegnativo e figo non mi è mai venuto. No, come mai dici purtroppo? Volevi più No, no, range? no. Nel senso, no, io sono fortunatissimo e sono molto contento, però chiaramente la mia voce è adatta a tantissimi ruoli, ma a tanti altri no, magari. Cioè, lo Certo. so già che Batman non lo posso mai doppiare, Vabbè, neanche in Batman un'altra vita, capito? adolescente. Posso Certo. fare l'amico di Batman, quello un po' goffo e cretino, però va bene. No, guarda, io so chi hai fatto. Io non so chi ha fatto Batman in italiano, quindi bella per loro, a noi non interessa, Vabbè. sinceramente. Sono troppo affezionata alla tua di voce. Va bene, Guarda, grazie. no, ti giuro, non è per farla ruffiana, però giuro li riduco un attimino perché sennò è tipo un po' troppo. Di sicuro l'adolescente di cui vogliamo parlare oggi non c'è, perché io voglio iniziare con la domanda, con la serie che tutti ci stiamo guardando in questo preciso momento, che è Hazbin Hotel. Ecco. Mamma mia, e quello non è proprio un adolescente, anzi, No, è ma infatti mi tipo. è piaciuto tantissimo farlo. Mamma, che bello! Ho dovuto appesantire un po' la voce, un po' pure un po' arrochirla, no? Se avete sentito. Era Perché molto faccio un graffiti. po' questo, capito? Capito? Un po', eh? Chiaramente studiando l'originale, quindi cercando di avvicinarmi all'originale, poi ho dovuto cantare, la mia grande passione, no? Che, fin da bambino. Sì, Ho sì, sì, sì. Bellissimo. studiato, ho studiato il pianoforte, quindi insomma sono un musicista, cantante. Bellissimo. Poi tutta la vena rock, che anche quella è una passione, un amore giovanile, e quindi ho dovuto fare tanti lavori messi insieme, anche diversi da quelli soliti. E quindi questa cosa è stata finissima, capito? Certo, io qualche settimana fa ho anche avuto il piacere di parlare con Rossa e Riccardo, che hanno fatto parte un po' dell'esperienza, e in Stupendi, effetti. stupendi. Cioè io voglio rinnovare i complimenti a loro, all'edizione italiana, al doppiaggio, ai doppiatori che cantano, al doppiaggio cantato, cioè Mamma mia. qui roba Ma forte veramente un lavoro della Madonna. questo. E Sì. non solo rinnovati i complimenti che arrivano a destra e a manca, io sto vedendo che è proprio partita una febbre. E io seguendo dal pilot speravo che in Italia ci fosse un'accoglienza del genere, e forse con altri doppiatori mi viene da dire che non sarebbe stata la stessa cosa. Quindi è stato un cast azzeccatissimo. E anche loro mi hanno detto che c'è stato un momento prima di Hazbin e poi tutto il lavoro che hanno fatto li ha portati a essere un po' più skillati dopo, perché di sicuro non è stato facile come ruolo, mi viene da pensare, soprattutto il tuo, che è bello non solo alto, ma anche. Oddio, tu effettivamente eri uno dei. Il più cattivo, cioè. Il Sì, cattivo, forse non. è il cattivo, poi alla fine, se vogliamo, con tutto lo stereotipo del cattivo, è lui, Sì. effettivamente. Se Sì, sì. adesso pensassi un altro doppiatore per Adamo, ho il cervello che si disintegra. Tra l'altro, mi scrivono, ragazzi, è verissimo. La domanda che ti volevo fare è: come ti sei studiato questo personaggio e se ti è piaciuto il personaggio? Non solo doppiarlo, ma magari se c'è qualcosa che ti ha colpito di Adam, se hai avuto modo, non lo so, di capire cosa potevi metterci di tuo. Perché vi ricordo, in originale è Alex Brightman, che ha un po' quella voce roca che va in alto, che lui fa Beetlejuice, no, a Broadway. Come Sì. timbro, io direi che è azzeccatissimo, cioè vedo proprio una somiglianza. E cosa ti è piaciuto di Adam? Se ti è piaciuto, ovviamente. Allora, mi è piaciuto tantissimo. Saprete sicuramente che nel doppiaggio difficilmente si studiano prima i profili dei personaggi che fai, e tutto avviene sempre molto in sala di registrazione. Però, lavorando con Oreste Baldini, che è un direttore del doppiaggio molto bravo, ma anche molto particolare nel suo modo di approcciare alla costruzione del personaggio, si è fatto un lavoro effettivamente in sala di costruzione, c'è stato un flusso di tutto il team, un flusso creativo che a un certo punto è diventato inarrestabile. Quindi tante di quelle battute che abbiamo sentito, che avete sentito e sentite, per quanto riguarda almeno la mia esperienza e il mio personaggio, sono state modificate da lui, esagerate insieme, cercato di far ridere magari di più, aggiungere un qualcosina,
che non è un lavoro che si fa di solito, cioè è stato un po' lui anche, no? Un plus valore. Il capo dei cazzi, quindi è di Oreste? Tutto di Oreste e diciamo di tutti del team, quindi c'eravamo io, Oreste, l'assistente Simona Romeo, il fonico che era Massimo Lombardo, e ringraziamo sempre, assistenti e fonici che ci aiutano, senza di Assolutamente sì. loro Certo, questo lavoro non si può fare. cento Preziosissimi, però lì a un certo punto abbiamo aperto il rubinetto, è andata e abbiamo cominciato a bellissimo. inventare e ci siamo lasciati andare su qualche cosa tipo pugnette, non c'era in originale, ce lo siamo inventato là. No, non c'era da nessuna Pugnette, parte. capito? Quando è che lo dicevi? Quando? Dio, mi Non lo ricordo. so, però noi ci siamo stati un quarto d'ora a ridere quando ci è venuto in mente, Madonna, capito? il momento più bello di Adam, ti giuro, forse la frase che mi fa più ridere di tutta la serie è quel momento incredibile dove dici cazzo 7 volte perché c'è lo scudo e ti dici tipo, oh davvero? Cazzo, non avevo visto lo scudo del cazzo davanti a me, cazzo, l'ho visto, Del stronza. cazzo di scudo del cazzo, Mamma cioè, sì, mia, esatto. Sì, e incredibile! quello pure non c'è in originale, ce ne sono tipo tre, noi ne abbiamo messi tipo sei. Se ne potevano dire 6. Ma quanto è soddisfacente dire le parolacce in italiano! Bello, Madonna! bello. Infatti, poi pure quello non capita mai perché anche quando faccio le animazioni, no, che faccio, ne faccio tante, sono tutte un po' anche per ragazzini, per bambini, per ragazzi. Invece qui abbiamo messo proprio il turbo. Sì, abbondantemente. Ma di Oreste ne stiamo sentendo di ogni, quindi io spero che magari un giorno ho una fiera, perché io una persona come Oreste magari me la immagino un po' lontana dai social, nel senso magari sta più per i fatti suoi, la sua Esatto. famiglia, e quindi non so se lo sentirò. Però un giorno vorrei che qualcuno gli chiedesse, Oreste, tutti parlano di te, ora tu parla di te, ma che combinato lì Allora, dentro? io non lo so, non so neanche se lo posso dire, infatti non lo dirò, però, cioè non dirò niente, però può darsi pure che in primavera ci potete trovare da qualche parte in una fiera, come hai detto tu, pure con Oreste, Rossa e Oh mio compagnia bella Dio, e vi compagnia prego. cantante, però non ti posso dire altro perché non so se lo posso dire, già ho detto troppo. Ciao. Guarda, va benissimo così, anche io faccio sempre le... Si chiamano... No, i piccoli spoiler, si alza un po' l'hype per far vedere. Ah, ragazzi, restate sintonizzati, voi avete tra l'altro con punto esclamativo ospite, potete prendervi tutti i social della situazione, quindi io sto spammando il tuo Instagram nel frattempo. Ah, brava, Ti scrive... grazie. Ah, grazie Io non mille. sono, allora, avrete capito, lo ridico, non sono super social e ho un tot di Però è un Mac. follower, diciamo, a cui voglio tanto bene. Però ecco, non sono attivissimo, cerco di dire le notizie delle cose che facciamo, No, ecco. certo. E quindi questa cosa che vi ho, diciamo, un po' spoilerato, la sentirete sul mio Instagram, sull'Instagram di Rossa, chiaramente, di Riccardo, Però di per ora Giulia. tenetevela, mi raccomando. Anche di Ecco. Giulia, meravigliosi, Madonna. Un giorno vi guarderò tutti negli occhi e dirò bravi e poi andrò via. Guarda, ti dirò, non è cioè, secondo me è un vantaggio non avere tanto social, ma anche come mezzo, per me soprattutto è diventato un mezzo. A parte che non ci stai dietro, ma poi veramente fa male alla salute mentale, quindi sarebbe meglio non mischiarlo col lavoro. Tenetevi stretta sta cosa che è meravigliosa e vivete tranquilli e contenti che sti social Però fanno male. ti dico una cosa Sì. invece, perché io ero scettico, diciamo, mi potevo mettere, no, tra gli scettici, e invece tutto l'affetto, l'amore delle persone che stiamo ricevendo, che sto ricevendo, proprio, diciamo, scaturito da Azbin, che poi si è irradiato in tutte le altre cose che ho fatto, perché poi Azbin è stato magari il pretesto per venirmi a seguire e scrivermi. Sei la voce della mia infanzia, sono cresciuto con te, mi ricordo quando facevi, che ne so, roba magari antichissima, che però ha segnato così tanto alcune persone, questo affetto, no, che mi ha un po' travolto e sto cercando almeno di ripagare queste persone rispondendo, cercando di leggere tutti i messaggi. Cioè, io lo trovo veramente, l'ho trovato una cosa fighissima. Non pensavo che noi fossimo in un certo senso così seguiti, così importanti. No, guarda, come piattaforma dove scrivere e ricevere, assolutamente sì, e anzi.
che bello che si può interagire e anche che bello che c'è stata questa disponibilità da parte tua, perché e l'ho sentito anche da altri, non c'è un modo effettivamente per far arrivare i doppiatori quanto la gente li tenga sul palmo della mano, perché non solo il fatto di essere la voce dell'infanzia è una core memory, cioè è proprio importantissimo. Una volta che è lì, tu puoi arrivare fino a 80 anni e comunque avrai la stessa ammirazione e lo stesso desiderio di una vita meravigliosa per loro. Però in realtà stiamo sempre di più scoprendo che noi vorremmo trattare i doppiatori come celebrità e loro non lo sanno. E io dico, ma come? No. Ma scherzate? Ma devono essere ovunque e sempre. Quindi, meno male che con Azbin, cioè, è ricominciata questa febbre anche di invitare i doppiatori. Perché io dico, ma state scherzando, ragazzi? Cioè, ma mi immolo io, ma do il mio spot per il content creator, ma invitate qualcuno sul palco che doppia perché è sempre incredibile. Una piccola curiosità, qual è la voce che ti dicono più spesso? Tipo, ah, mi ricordo di te per... ed è sempre quella risposta. Tante, no, tante diverse devo dire. Questo Diverse, mi fa ancora meno male. più piacere perché va proprio a toccare, si vede qualcosa di privato, no? Quindi, ma anche cose, tanti mi dicono che ne so, di Hannah Montana, io faccio Sempre. ho fatto il fratello di Hannah Montana, Jackson. È vero. Tanti mi dicono di pure i Big Time Rush, Big Time che è Rush. una boy band che credo adesso si sia sciolta, peraltro, Mi che a un sembra. certo punto ha fatto delle serie su Nickelodeon. Un po' sitcom, veramente un po' becere, diciamo, come comicità, Ok. però tanti ragazzi e ragazze, chiaramente, credo forse più ragazze perché erano boy band, però non lo so, mi scrivono per Carlos dei Big Time Rush, che è una cosa che io non avrei mai pensato, effettivamente. Specifica. Cioè, nel senso, poi noi quando lavoriamo, io perlomeno, ma tutti i miei colleghi, quasi tutti, ci impegniamo tantissimo. Ci divertiamo tantissimo, mettiamo tutti noi stessi nei personaggi, però poi ce ne sono alcuni che non è che ti restano proprio dentro. Ti sei impegnato tanto, dopodiché va al pubblico, dopodiché non ti torna mai più indietro la maggior parte del lavoro che facciamo. E uno di questi poteva essere Big Time Rush, che mai avrei pensato che fossero così seguiti, effettivamente, e così amati. E poi, vabbè, quell'attore che faccio sulla saga di Maze Runner. In realtà in chat stanno tutti scrivendo: oh cacchio, era proprio Carlos, aiuto! Quindi tutti hanno Carlos. sbloccato proprio. Li abbiamo scoperti. Io ammetto che non li riconosco. Cioè, se mi parli di serie con boy band, a me venivano i Jonas Brothers in mente, per esempio. Big Time Rush, mi sa che me li sono persi. Però sì, ragazzi, era proprio loro. Adesso voglio sentire anche da voi se avete una core memory. E a proposito di questo, io non sapevo come farti questa domanda e quindi lo chiedo direttamente a te. A te fa più piacere nel caso in cui questo no, nuova rinascita dei doppiatori trattati come stare, quindi di preparati a 700 interviste all'anno minimo. A te piace di più parlare della tua esperienza nel doppiare un personaggio o ti piace anche parlare del personaggio in sé, dello sviluppo? Perché ho visto, per esempio, con Rossa, l'esempio che mi viene più vicino in mente, che lei aveva proprio piacere di parlare del suo personaggio, quindi che cosa le sarebbe successo, la sua evoluzione, ci tenevo che lei stringesse amicizia con questo personaggio. E qual è invece il modo in cui tu preferiresti o ti piace parlare del tuo lavoro, da fuori o più da dentro, immerso nel personaggio? No, mi piace a 360 gradi, mi piace immergermi in alcuni personaggi. Chiaramente, ad esempio, parlando di Rossa con Azbin, nello specifico, lei viene dalla fan base, cioè lei era fan del pilot. Una di Io, noi. ad esempio, questa cosa di Azbin non ce l'ho perché è una cosa che mi ha raccontato Rossa prima di iniziare a fare il personaggio, qualche giorno prima. Mi ha detto, guarda, è una cosa fighissima, e da lì mi sono un po' informato, appassionato a questa cosa, poi chiaramente una volta andato in sala, cantato, ciao, è diventato anche uno dei miei Finita. personaggi preferiti, ma proprio per quelle cose che ti dicevo, che sono uscito un po' dai canoni, diciamo tutta la serie esce dai canoni classici dell'animazione e del doppiaggio, ma io che di solito faccio, come ti dicevo, i buoni, i goffi, i simpatici, le minoranze, eccetera, eccetera. Invece, boom, il cattivo, ne ho fatti pochi, effettivamente, ed è stato divertentissimo. Mamma mia, vedo proprio davanti a te, cioè potresti benissimo farne tanti altri da ora in poi, quindi...
chissà, Preparati. chissà, potrebbe essere un grilletto, no? Visto? Quel qualcosa che fa sbloccare delle altre cose, chi lo sa? E Magari. io mi immagino proprio questa scena. Vieni, vieni, siediti qua a fianco a me. Dammi 90 minuti del tuo tempo e ti racconto tutto. Perché Rossa è una di noi. Rossa è Sì, proprio figlia dell'internet. per quanto riguarda poi Asbin, la sua grande passione è stata il motore un po' di tutto, di tutta la lavorazione, e quindi questo è il suo grande merito. E a me piace, ci sono vari tipi di performance che facciamo. Alcune sono più immersive e magari altre meno. Quindi di altri personaggi effettivamente vediamo soltanto i nostri pezzi. Perché poi la cosa strana, che buffa, che uno non ci pensa magari, uno che ci vede da fuori, ma di tante cose noi vediamo solo i nostri pezzi, poi effettivamente. Poi basta. È il direttore del doppiaggio che ti fa conoscere il contesto. E quello poi è difficile fare il direttore del doppiaggio, che è come, cioè, noi non è che leggiamo la sceneggiatura integrale del film e facciamo la nostra parte, però sappiamo tutta la sceneggiatura. No, noi effettivamente facciamo solo se quei segmenti, quelle scene. Ci Certo. sono particolari serie con due o tre binari narrativi che magari poi a un certo punto si intersecano o magari no, di cui noi conosciamo solo il nostro. Vi parlate fra di voi, magari tipo tra un turno e l'altro ricostruite un po' la scena, Allora, tipo. guarda, ti racconto questa cosa, ti Sì, racconto ti questa cosa. prego. Questo è veramente un aneddoto folle. Allora, io faccio pure il direttore di doppiaggio e mi piace tantissimo. Da qualche anno sto facendo delle cose molto belle, molto importanti e mi piace tanto. Ho fatto una serie inglese molto bella che si chiama Slow Horses, scritta, vabbè, gli inglesi sono maestri. Che dici? No, dicevo, No. scusa, no, indicavo la chat dicendo Ah, cercate, mi raccomando. cercate, cercate, sì, Sì, Slow ogni tanto Horses. parlo con la gente che scrive. È una ficata di serie inglese condita da questo humor o black humor, vabbè, clamorosa, con degli attori straordinari. Comunque, io per un personaggio ho scelto Francesco Pezzulli, che voglio dire, lo conoscete tutti, la voce di 100.000 bravissimi attori, ma Leonardo DiCaprio, Sì, speaker, sì, sì. però. Glielo diranno Però, tutti a lui, sì. però vabbè, voglio dire, cioè, è uno dei più bravi colleghi che ho, insomma. Però il suo personaggio effettivamente, che c'è in 3 stagioni, dice delle cose, tratta delle tematiche un po' al di fuori del binario principale della storia, perché lui è un politico e invece i casi sono di spionaggio, controspionaggio, e quindi il politico è un po' di contorno. Quindi a certo un giorno viene a turno da me e ha, tra l'altro, per questioni di privacy, il copione su cui lavoriamo c'ha un altro nome Ah, giusto per che non. non dirò, però c'ha un nome finto, cioè gli attori vengono convocati per questo nome, sta serie, con un nome finto. Va Quindi, bene. un Quindi suo non amico, progetto X, ma arancia al limone, tipo. esatto, diciamo che lui fa questa serie, si chiama Slow Horses, ma viene chiamato per Arancia Limone, no? Arancia Per dire. limone è una nuova Lui serie. gli spiego la sua parte della storia, quindi cerco di immergerlo nel suo contesto. Dopodiché lui a un certo punto, quando torna per la stagione seguente, per l'ultima stagione, mi dice: ma non sai che mi è successo? Dimmi, un mio amico del circolo, insomma, lui gioca a tennis, mi ha detto: ah, Francesco, ma tu che bravo che sei stato, hai fatto questa serie inglese, bravissimo, di spionaggio, Slow Horses. E lui invece ha detto: no, guarda, ti stai sbagliando, io non l'ho mai fatta questa cosa. E questo suo amico gli raccontava la storia, ma non era la sua trama. E quindi lui non ha mai. Lui non ha mai capito niente di quello che stava succedendo adesso. Questo amico è tipo: ah, mi sarò Infatti, sbagliato. sì, lui è stato convinto per mesi che il suo amico si fosse sbagliato, cioè l'avesse confuso, e gli ha pure detto: dai, ma con chi mai confuso? Non so io. No, sono pure Invece era offeso. lui, è venuto da me e mi ha detto: ma noi veramente questa serie parla di questo, questo e quest'altro? Madonna, completamente su un'altra. Chissà cosa ha vissuto lui. Voi avete pianto magari dall'inizio alla fine. No, Lui no, perché lui è poi, fu. tipo nella 3ª stagione, invece la sua storia si comincia a intersecare di più con Ah, è quella così, dei sì. protagonisti. Madonna, è difficilissimo. Ma figo Madonna. però. Ma
Come fai? Cioè, vabbè, immagino che a un certo punto sia, insomma, farlo da tanto vuol dire che inizi subito a immergerti, però deve essere, bello tosto avere degli spunti da, vabbè, sì, quello che scrivi, però fondamentalmente dalle poche cose che vedi. Cioè, si può fare questo senza abbastanza contesto proprio narrativo? Quindi poco. Pensaci, effettivamente il suo personaggio, quei protagonisti, non li Sì. conosce. Ok, ah vabbè, no, in quel caso Punto. sì. Perché avrebbe dovuto sapere cose che non gli competevano? Lui era un politico. No, è vero, certo, sì. Era una, diciamo, una sottotrama che poi piano piano è diventata sempre più vicina alla trama dei casi, no? E poi a un certo punto, chiaramente, non è che posso spoilerare la serie, però No, no. si interseca molto più nel vivo. Perché chiaramente parliamo di spionaggio contro spionaggio politica, e a un certo punto il politico viene in qualche modo tirato in ballo molto di più. A Certo. quel punto poi tu gli spieghi meglio quello che sta succedendo. Sì. Però effettivamente non c'è bisogno di costruire un personaggio sapendo la storia della serie. Devi sapere quello che sta provando, chi è lui e da dove viene. Assolutamente. Potrà tornare dal suo amico al circolo poi a dirgli no, 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 bro. Eh no, ma poi gliel'ha detto. Hai ragione Sì, ma tu. ho capito, lei la facevo col patriarca, quindi ok, ho capito. Ti devo una pizza, sì, assolutamente. Io vorrei parlare di Azbin all'infinito, però non so se posso dire questa cosa. Dammi tu il permesso in caso, la cosa che mi hai scritto su Instagram. Di che? Di Azbin Hotel. Ah, eh sì, che non mi mancano alcune puntate, Gli ragazzi. manca poco, ragazzi, non spoilerate, mi raccomando, Cioè, però la non mia l'ho parte la ancora so. finita. Effettivamente, però Ma vederla tutta incredibile. insieme è un'altra cosa, e Sì. quindi poi, ecco, Quindi, un paio di puntate me devo vedere ancora. in caso. Ma rimango qui allora solo per le canzoni perché c'è NPV perché ci tiene tantissimo a farti questa domanda e io la voglio accettare perché mi piace molto. Che chiede, effettivamente, l'abbiamo solo introdotta questa cosa, magari possiamo approfondire, quanto è stato difficile cantare le canzoni perché Alice Forever e L'Inferno per sempre e You Didn't Know in italiano, non mi viene il nome, però è quando canti insieme alla la doppiatrice di Lute. Come no? Quelle due canzoni. Quanto è stato difficile? Com'è Quella è un po' più stato? corale, no? Madonna, L'altra. quella è tipo, no, a Broadway quando Io poi fanno ho la fatto. Quella è canzone. Broadway, scritta da Dio poi. Poi Bellissima. per chi è appassionato di musical come me, quella è stata No, do pure io, ma ne formidabile. parliamo. Formidabile. E lì è quella che c'ho il finale, no? Che c'ho tanti pezzi, ma soprattutto poi il finale, un po' quello Sì, hai un epico con Baba, tutti. angel, just... Cioè, quel momento prima di Lutte che fa "Ma di che cosa stiamo parlando? Di una puttana drogata". Ah, incredibile in italiano. Io lo so più in inglese, purtroppo, perché me le riascolto su Spotify e non Male, ci questo è sono. male. Ecco, appunto. Hai ragione! Potrei ascoltare all'infinito, ma continuano. Ti do, guarda, questa piccolissima aneddotino che ho scoperto da poco, grazie a una mia amica Eli che saluto. Le persone in Italia sono disperate e stanno continuando a mettere in qualsiasi modo le canzoni su Spotify, continuano a buttargliele giù. Eh sì, perché no, è una questione di royalties, di diritti. Quindi trovano molti modi, tipo YouTube cover. un pochino, su YouTube c'è un po', si vede che controllano meno, non so che dirti, c'è qualcosa si trova in più. Ogni settimana rispuntano con nomi diversi, Sì. tipo cover italiana, ma la O di cover è uno zero, tipo. E poi tipo, ragazzi, sono i nostri supereroi nell'ombra. Riproviamo stasera a vedere se ci sono le canzoni. Però sì, scusa, Chissà che prego. un giorno si riesca a fare qualcosa con l'aiuto di Amazon, chiaramente. No, ma lo Perché capiranno che c'è stato molto movimento. Secondo me adesso nasceranno, perché comunque con la Disney ci sono sempre i CD in tutte le lingue. Anzi, è abbastanza improbabile che trovi subito quello in italiano e dici, ma non lo voglio il russo, lo spagnolo, quanto? Ma il mio feed. ma i detentori del diritto, che effettivamente probabilmente non è a questo punto Amazon, ma magari la casa di produzione che ne so, A24, non so, Può non essere. hanno, per ora non hanno dato il permesso agli altri paesi di caricarle su Spotify in maniera ufficiale. Certo, no, ma manca poco. Dai. Mentre me le imparerò in italiano, dicevamo le tue performance vocali. È stato fighissimo. Devo dire che pure lì la scelta è stata fatta giusta, nel senso che il range, anche poi ho visto pure lui va in alto a un certo punto, però Altissimo. il range mio è quello, non ho faticato più di tanto, ecco, diciamo, però proprio perché secondo me la scelta è proprio azzeccata. E
questo è il merito chiaramente di Oreste, di Rossa che l'ha consigliato, Riccardino e anche Gabriele Castagna che ha curato insieme a loro la parte musicale. E insomma, ma sai, dietro la scelta delle voci di un direttore c'è sempre tanto studio, o perlomeno insomma, la maggior parte delle volte è così. È come un concerto, tu devi mettere tutte le carte sul tavolo e fare un concerto di voci adeguato, Certo, che ha sì. degli equilibri da seguire, no? Come quando fai un arrangiamento musicale, è così, è proprio così. Una Non metrica, poi le puoi mettere parolacce. tutte le voci uguali, chiaramente pure se, no? Devi mantenere le caratteristiche dell'originale, è difficile, c'è tanto tanto lavoro dietro. Certo, vabbè, ma immagino comunque che il clima fosse bello, comunque c'era anche tanta gente con cui magari vi avevate già doppiato. Molta gente vi ha riconosciuto come Sasha e Connie in Attack on Titan e ha detto: "Oh, sono tornati con Adam e Lute", quindi sempre la coppia, no? Quindi magari si Sì. divertiva durante la giornata. Quanti giorni ci avete? Settimane, mesi? Quanto ci si mette a doppiare? Nel complessivo non lo so, però ti devo dire che le mie parti io sarò andato tre volte per la parte parlata, quindi parliamo comunque di 3 giorni, ma non 3 giornate intere. 3 porzioni di giorni, no? Noi abbiamo dei turni di 3 ore, quindi 3 volte per 3 ore, quindi possiamo dire 9 ore per la parte del parlato e 2 o 3 ore per fare quella canzone lunga da solista la prima volta e un'oretta per fare l'altra corale, quindi effettivamente poco, Sì, poco. non Poi si vede da fuori. nel complesso chiaramente per farla tutta ci avranno messo 4 settimane. Ok. Doppiaggio totale. Ma proprio di corsa. Poi io non so gli standard, in effetti, di un No, doppiaggio. ma adesso è sempre di più così. Prima se dovevi fare un film ci mettevi 2 mesi. Ah, ed era E invece, meglio? guarda, in un certo senso, se hai più tempo a disposizione, è possibile che non ti sfugga neppure una sfumatura. Però in realtà, visto che prima c'erano anche altre tecnologie, proprio altri supporti su cui prima la pellicola, poi il magnetico, poi il DAT, poi tante cose, no? Adesso chiaramente si è digitalizzato tutto e quindi è tutto molto più veloce. E Chiaro, quindi sì. ugualmente cerchiamo di non perdere nessuna sfumatura, ecco. Chiarissimo, sì. No, in effetti da fuori è sempre straniante. So, io ho tanti anche amici, colleghi, cioè, scusa, non colleghi perché io non sono doppiatore, ho tanti amici doppiatori, quindi tuoi colleghi, che lavorano a Milano ed effettivamente tornano molto spesso da lavoro dicendo che sono stati turni molto magari veloci oppure che hanno avuto, no, necessità di fare tutto in una volta. E quindi da fuori, sai, la serie te la godi con tutta calma. Non ti sembra mai che la sfida del doppiatore sia così tosta? Perché lui arriva con la sua voce preparatissima, fa quello che deve fare, però dietro, ragazzi, ci sarà un lavoro anche solo per concentrare tutto in poche giornate, veramente non da poco, che a noi non pesa Certo, per niente, a noi non ci ma arriva. anche proprio ci sono degli uffici di persone che cercano di incastrare tutto, no? Cioè, quelle persone che contattano me, lei, lui, l'altro, cercano di mettere tutti insieme, cercano di far rientrare tutti in quel periodo e si porta poi a termine il doppiaggio dalla sala. Poi c'è una post-produzione, cioè, anzi, prima c'è una pre-produzione, chiaramente, perché si deve fare l'adattamento, Giusto, no? giusto, Quindi l'adattatore fa i dialoghi, il direttore del doppiaggio fa la distribuzione delle voci, vengono contattati tutti da questi uffici tecnici, organizzativi, diciamo. Poi, una volta terminata la sala, il lavoro di sala, passa tutto in sincronizzazione, perché ovviamente non siamo perfetti, quindi tutte le battute vengono comunque leggermente spostate, perché tutti tendiamo ad attaccare magari con quel minimo di ritardo, di latenza dei riflessi umani. E Certo. invece chiaramente poi tu, spettatore, non lo vedi perché è tutto sincronizzato, poi viene mixato da un fonico di mix, poi vengono fatti vari controlli qualità a vari livelli e poi viene spedito sulla piattaforma. Quindi è una filiera molto complessa. Certo, sì. Ma era veramente anche molto interessante da fuori. Leggo anche che c'è qualcuno che aspira a diventare doppiatore anche in questa chat, quindi è
veramente bello scoprire questi retroscena proprio da chi ci lavora da, ricordiamo, era 30 anni, quindi attenzione, cioè questi consigli sono proprio di prima qualità, quindi guarda, ti riporto proprio adesso perché se no mi scappa questa domanda che comunque attaccherei in questo momento, è molto interessante. Poi vorrei scendere un po' più a fondo su altri tuoi ruoli. Viene chiesto magari adesso nel 2024, quindi che consiglio daresti a un doppiatore emergente, per esempio? Allora, rispetto a qualche anno fa ci sono delle difficoltà maggiori perché prima, diciamo che tanti, chi non ha avuto la fortuna come me iniziare da bambino, per proprio fortuna, culo possiamo dire, come me, oppure perché c'è una. Sai, come dicevo prima, i bambini non ce ne sono tanti, un po' scarseggiano, e quindi il primo approccio è chiaramente quello della familiarità. Cioè, oh, beh, chiaramente noi siamo anche molto amici con tantissimi colleghi, e quindi, ma portami tu via, quanti anni c'ha? 7 anni, ma gli facciamo cominciare a fare qualcosa, cioè è tutto così, Bisogna essere piccoli, raga, non è quindi. che è qualcuno, cioè pochissimi in realtà, però dicono che è una casta, che è un circolo chiuso, che è una mafia, in realtà non è così, è come però in tutti i lavori, ma la maggior parte dei lavori, il lavoro del papà, il figlio all'inizio ci avrà magari, se ha interesse barra talento nel farlo. È chiaro che una strada leggermente spianata ce l'ha, ma questo è in tutti i lavori, in tutto il mondo, non Certo. solo in Italia. Poi magari il figlio del notaio non vuole far notaio, il figlio del farmacista non vuole far farmacista, il figlio del doppiatore non vuole fare il doppiatore, minimamente. Quindi, allora, da bambini, qualcuno che ha parenti nel doppiaggio magari è avvantaggiato perché viene presentato al mondo del doppiaggio un po' prima. E Certo. allora apprende prima perché i bambini sono grandi spugne, no? Quindi qualsiasi cosa gli dici, bam, la imparano subito e non la scordano. Chiaro, sì. Inizia più grande, è un pochino diverso perché bisogna studiare bene la dizione, chiaramente bisogna, quello che consiglio io è sempre di fare un corso di recitazione teatrale, perché la performance che facciamo noi professionale è una roba tosta, anche proprio perché tu devi dare delle emozioni solo con la voce, senza l'aiuto della mimica facciale e del corpo. Certo. Però se tu hai imparato a farlo con tutto, forse riesci anche a escludere determinate cose e quindi darlo con gli input con la voce. Quindi dizione e recitazione devono essere per forza le basi solide su cui lavorare, e poi un tempo fa si poteva andare nelle sale di doppiaggio che erano un po' più aperte e assistere ai turni, zitti da una parte, senza dire niente, per mesi, a guardare e a rubare con gli occhi tutti i trucchetti dei migliori doppiatori. Alcune cose però della globalizzazione attuale lo stanno un po' impedendo, perché ci sono le major, le piattaforme che non vogliono che altre persone assistano perché potrebbero spoilerare, perché quindi c'è una violazione della privacy, la pirateria, no? Tutti abbiamo il telefono, quindi adesso noi non possiamo neanche più portare i telefoni dentro le sale, li dobbiamo lasciare fuori. Urca, chiaro, sì. Spazi, armadietti, spazi appositi, quindi sta diventando complesso proprio perché il mondo si è globalizzato, digitalizzato e tutto. Questo rende la vita all'aspirante doppiatore chiaramente un po' più difficile perché viene tolta tutta quella parte in cui tu rubi con gli occhi. Quindi Sì. sono sorte chiaramente un po' di scuole di doppiaggio. Di tante scuole di doppiaggio ce ne sono pochissime veramente valide, e magari ti riescono a far imparare qualche trucchetto per poi, dopo un po', presentarti, provare a farti sentire da qualcuno, e si inizia con la gavetta, gavettissima. Quindi tu dirai per to un tot di mesi barra anni piccole battutine, che però in tutti i film ci sono le piccole parti: il cameriere, il benzinaio, il poliziotto, il giornalista, una domanda per la stampa, il pranzo è servito. È No, vero? cioè, noi non ci pensiamo mai, nessuno ci pensa, ma il film ci sono 4, 5, 6 protagonisti e 30 di passaggio. Quei Albero 30? numero 3. Sì, ma è L'albero così. che parla. No, non Sì, c'è nulla da vedere, circolare, capito? Cioè, le sì. solite classiche frasi dei film. E dopo 8 anni di gavetta, tanti sono diventati invece bravissimi, affermatissimi. E quindi non è affatto vero che bisogna per forza essere
parenti o comunque iniziare da bambini. È un po' più facile, e questo è innegabile. No, vabbè, chiaro, abbiamo comunque tanti esempi ovunque, non la relegherei soltanto al doppiaggio, quindi sfatiamo un po' questo mito e in effetti molte delle mie sempre conoscenze del doppiaggio vanno sempre di più a dire, cioè vanno sempre a dire il teatro più che la recitazione, quella che vedi nei film o nelle serie, perché in effetti nel teatro tu non hai la certezza che tutti ti stiano vedendo, quindi c'è della mimica facciale, c'è sicuramente un lavoro, ma è più corpo e soprattutto è più voce nel teatro, e Sì, quindi ma si parte anche lì. il portato, no? Il portato non Quindi so cos'è, la forse. distanza, no? La proiezione della voce, no? Ah, sì, Quando tu ok. fai, quando tu sei a teatro, la maggior parte delle cose che fai a teatro, se non sono grandissime produzioni, non sono amplificate. Quindi tu impari, no? Chiaramente a portare la voce e quindi farla sentire, anche se stai facendo, non stai facendo una scena urlata sull'Everest, ma stai facendo una scena intima, con una scena a due, in realtà. Tu usi un portato per far sentire pure all'ultimo dell'ultima fila della galleria. Quindi, Che comunque ha pagato, quindi comunque deve sentire, è poveraccio, non è che certo. deve sentire. Questa cosa ti torna tanto utile nel doppiaggio, perché sì, saprai, è vero che dovrai fare scene di vario tipo, no? Pure quelle intime, e lì non ti serve il portato. Ma quando poi noi urliamo, non è che possiamo fare tutto di volume. Tanto è volume, ma tanto è il portato. Certo. La proiezione della voce non è per forza gridare, capito? Assolutamente. Quindi mi Questo è raccomando, tanto Gaia, teatro. prendi Dai, appunti. Tanto teatro, tanto teatro. C'è teatro. Dai, tanto che poi vi di più. vengo a vedere. Io sono molto fan del teatro. Io proprio quest'estate, adesso non l'ho ancora detto in chat, ma ve lo dirò più avanti, vado a fare una full immersion di tutti i musical che non ho mai visto dal vivo perché basta aspettare. Ma dove? Londra? E io vado a Londra per ora. Per ora Broadway ancora purtroppo, o almeno forse mi sembra, fuori portata, nel senso lo fanno sembrare non solo costosissimo, ma per esempio con produzioni come Hamilton sembra quasi che i biglietti li devi vincere alla lotteria, quindi Broadway sembra Non si proprio un trovano. mondo a parte, cioè una competizione che già se non sei americano ti sei perso la scuola per capire come prendere i biglietti a Broadway. Però in Però realtà non è così, non è per forza così. È più chiaro, magari accessibile. su Hamilton, cioè, allora, se tu parti dall'Italia, che stai 2 settimane a New York, per dire, Sì. e c'è un, se vuoi vedere per forza Hamilton, tra i vari musical che vorrai vedere, i biglietti magari li prendi dall'Italia e cerchi e magari li strapaghi, tra virgolette. Ma poi, arrivato a New York, ci sono un paio di punti nella città in cui ci sono dei botteghini dei biglietti invenduti della giornata. Ok. Esatto. Ce n'è uno a Times Square, preso d'assalto dalla folla, ma ce n'è un altro al porto, dove la mattina alle 10, quando apre, non c'è nessuno, ci stai solo te, col tuo Starbucks in mano, che ti fai la filetta, tre persone davanti, vai dentro e allora io vi racconto questa cosa. Oh mio Dio, io ho preso appunti. Prima di avere i bambini, Sì? Un con la mia compagna che è una bravissima doppiatrice che si chiama Eva Padoan, che sicuramente saluto anche a lei? conoscete, Sì. che ha fatto tantissime cose bellissime perché è bravissima, e insieme a Flavio Aquilone e la sua compagna che è Valentina Favazza, che sono due straordinari colleghi. Siamo molto amici, siamo andati a New York un paio di volte e siamo tutti grandi appassionati di musical. Lo scopo della giornata, tipo, era quello di svegliarsi, andare al porto, al tickets, fare quel po' tot di fila con un bel caffè latte, latte macchiato, milkshake e chissà che cos'altro, Yes, $10. e prende biglietti che costavano, diciamo, in sconto, gli invenduti della sera. Ah, quindi E per il giorno stesso? la sera, noi la sera non Ah! sapevamo mai la sera che cosa andavamo a vedere, ma qualcosa andavamo a vedere sicuro. No, vabbè, bellissimo! Si tirava la mole, cioè Sì. in fila, tipo, boh, chissà stasera che cosa ci becchiamo? Magari una sera trovi Aladdin, una sera trovi. Che cosa abbiamo visto Tutto tutto? avete visto? L'abbiamo Che visto sogno! tutto. Ma che bello! A parte che vado al porto a prendere i biglietti, sembra tipo il mercato del pesce. Fa straridere come cosa che È c'è. Te così. li E sta dritta, appendono. oh ragazzi, non la dite a nessuno, perché poi se no, quando torno a New York trovo tutti al porto a No, tirare no, no. biglietti. Allora, ecco, Tenetevela. chiariamo questa cosa. Ci ha Mandate fatto un tutti a Times grande. Square. Esatto, andate a farvi la fila lì. Ma grazie del regalo che ci hai fatto dicendoci sta cosa, perché io sono veramente una
novellina dei musical fuori dall'Italia, perché ho la fortuna di vivere a Milano, quindi all'Arcimboldi è il nostro teatro, quindi io non vado alla Scala di solito perché non c'è lì il mio intrattenimento, è all'Arcimboldi. Passa di tutto, anche dei cast originali. Ho visto Cats, Rocky Horror, comunque con quelli inglesi, non di Broadway, e anche Phantom of the Opera, anche inglese, non di Broadway. Broadway. Infatti mi è passato con Carimlo, Sì, e la sera dove sono andata era malato, però. Capito. È stato bruttissimo. No, anzi, no, è stato Ramin incredibile. Carimlo, scusa, ho detto Carim, ma invece si chiama Ramin. Rami, no, Rami Malek, no. No, No, quello. l'originale, quello che ha Sì, cantato, Ramin. sì, l'originale. Purtroppo era malato, l'ha sostituito un cantante italiano che, scusate, non mi ricordo, mi pare si chiami Luca, però è stato identico. Io veramente ero in quarta fila, quindi, beh, Lo capivo la so, ma faccia. lì l'attrazione, cavolo, era lui. Poi ci volevo andare. Era E noi malato. lui l'abbiamo visto che faceva Jean Valjean nella produzione l'ultima dei Miserabili. Caspita, vabbè, Broadway, Una Londra. bestia, Broadway, una Madonna. bestia. E vabbè, tutto era fighissimo. Poi noi siamo di quelle persone che poi li aspettano fuori per fargli i complimenti. E lui carinissimo ci ha firmato una locandina. Insieme a tutto il cast, no? Passavano, ci firmavano. Lui si è Bello. messo a chiacchierare con noi. Where you come from, Italia? Oh, chi ci aveva detto? I went in Italia when I was a bambino. Cioè, vabbè, una roba assurda. Con questo che Gesù Cristo quando canta, sta lì e si fa le foto con te tranquillamente. Poi si va più alla metropolitana e se ne va a casa. Con la metro, santo cielo, immagina. Comunque, Ramin Karimloo, per quello Karim ci Ramin suonava. Karimloo, ah sì. Era quasi giusto, effettivamente. When I was a bambino, esatto, ragazzi. When I was. È un Così ci ha sogno, detto, ve lo giuro, Ti alle farò foto. sapere chi riesco. Per ora abbiamo in programma di sicuro Wicked, Mean Girls, Hamilton, in realtà perché è inglese, quindi Hamilton. Certo. E io sto rosicando perché non c'è Beetlejuice, non c'è. Credo smetta Lion King, che comunque erano È figo robe Lion King, ho visto 2 volte. che. Purtroppo mi sa che non Non fanno più? c'è. Non lo so, devo ricontrollare perché di sicuro Beetlejuice non c'è e Book of Mormon non c'era. Sto un po' Ah, rosicando. Book of Mormon, come no? Ho Mean capito. Girls mi sa che ci riusciamo, quindi in qualche modo è, però ragazzi, se io organizzerò questa cosa e magari un giorno si torna tutti a Broadway perché sarebbe veramente incredibile. Non so con chi avrò il mio primo musical, però magari vado lì, vado a prendere il pesce e scopro quale sarà il mio primo musical di Broadway nel Ma momento. tanto uno brutto non c'è, No, mai. quindi Mai. lì vai sul sicuro. Ma solo Abbiamo uno visto in Rock of Ages, italiano. abbiamo visto anche in un teatro diciamo minore, off-Broadway, uno spettacolo folle dei Blue Man Group, che sono dei percussionisti truccati da... lo So conosci? tutto, io ho il poster fuori dalla mia camera dei Blue Man Group in Italia. Visti, Madonna, a Broadway visti, visti. c'avevano qualche palco particolare o. Era una figa, sì, beh, ti schizzava ovunque la loro vernice, divertentissimi, abbiamo fatto le foto. Incredibile. A me mi hanno dato una manata sul poster, quindi ho la mano blu sul poster proprio messa lì. No, Blue Man Group, li ho visti con mia mamma, che tra l'altro è in chat in questo momento. Ciao mamma, un saluto. Pure io sono in chat adesso, però vi farò vedere. Ah, vediamo attento che se sei. Mio padre fa sempre questo errore, cioè si è loggato col suo numero di cellulare. Quindi a volte dobbiamo rimuoverlo perché Non sennò. credo, scrivo ciao a tutti, Così Gabriele. spammiamo anche il tuo Twitch se un giorno vuoi fare le live di gameplay Aspetta, ciao. horror. Oh, porca vacca, non ci riesco. Vabbè, continuiamo, proseguiamo. Sono scarsissimo, sono scarsissimo. Preoccupare. C'ho un account Twitch, ma non lo so. Oh, come mai hai un account Twitch? Questo mi incuriosisce molto. Allora, c'ho un account Twitch perché una volta ho fatto un'altra live su Twitch anni fa, tempo fa, tanto tempo fa, e poi in realtà io gioco con i videogame e quindi ho fatto Twitch per vedere delle cose, fare delle cose. No, ti prego, cosa vuoi giocare su Twitch? Cioè, di solito cosa giochi? È incredibile. Allora, diciamo che. No, no, ai tempi dello Zecchino d'Oro stava su No, no, Twitch. no, 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 Matrix. i tempi nostri adesso, perché
perché pure con Eva giochiamo tanto. Adesso stiamo facendo, ad esempio, It Takes Two. Sì, meraviglioso, ha anche vinto un premio gioco dell'anno, It Takes Two. Bellissimo, Sì, non l'ho mai finito io. che è un co-op che facciamo locale noi, chiaramente, Sì. in locale. Fighissimo, devo dire, fighissimo. Però facevamo tanti survival horror in co-op oppure a turni, quindi vabbè, una figata. Ah. Ovviamente poi con i bambini cambia tutto, anche i tempi per giocare si riducono e quindi io ho una grande passione per i giochi di calcio, diciamo purtroppo. Prima c'avevo FIFA, poi mi sono disintossicato, adesso gioco con i football, che è un giocare un po' più maduro e mi faccio una o due partite la sera defaticanti, senza arrabbiarmi troppo e senza Bravo, giusto, giusto. rosicare. No, ero diventata una belva quando giocavo Ma ti a FIFA. credo, guarda, io non con FIFA, ma capisco proprio quel E poi è momento. molto, molto divertente perché è cross-platform e abbiamo il feticcio, insomma, un po' di giocare a Fortnite. Ah, eccolo. Quindi Eh beh, sì. lei si mette in salone con la Play, io mi metto qui nel mio studiolo con la Switch e con un paio di amici si fanno le 4 del Partite. mattino ogni tanto a Fortnite, Urca, ovviamente proprio hardcore. senza costruire perché siamo dei VIP. Ah, senza così si No spara. build, No, no build, si spara, però a sparare siamo capaci e vinciamo un bravo, sacco infatti. di partite. Caspita, Quindi fino i alle 4 del vecchietti. mattino vuol dire che fate proprio le piazzate, quelle Sì, dove si vinciamo vincono. forte, Bravi. però è una volta ogni tanto. Eppure lì, no? È chiaro che poi entri, muori, devi un attimo riprendere la mano. Sì. Guarda che. Poi a un certo punto, ancora, co poi lì conta tanto la tattica. In quattro, se non devi costruire, conta la tattica. E sulla Già tattica avete sei un in porta. pensiero in meno, ok, raga, giù coi martelli, pensiamo a una strategia. Sì, qua tattica, ci andiamo a prendere l'high ground, aspettiamo la gente dove pensiamo che chiude la safe e devo dire che meniamo forte. Madonna, grandi! Io Fortnite Per non questo c'ho ho. Twitch, poi, effettivamente. Guarda, se vuoi tornare un giorno su Twitch, io ti vengo a vedere volentieri perché voglio proprio sentire il romano che esce su Fortnite. Sinceramente, con il tuo timbro No, sarebbe troppo ma noi divertente. no, ma noi diciamo delle amenità che non si possono ripetere davanti a tutti. Invece è proprio per quello. Guarda, io non te le faccio dire qua perché magari. Però se non influisce sul lavoro, quanto fa ridere? Cioè, quanto No, si farebbe scopre. ridere, ci dobbiamo un attimo studiare la faccenda. Un attimo. Amenità! Io non ho mai detto amenità, però. Fanno ridere. Ti porta in una. No, ragazzi, no, niente amenità sul canale, però. Che No, figata no, no. che hai Twitch. Io un giorno ti voglio assolutamente Ma non seguire. riesco a parlare, mannaggia, a chattare con voi, mannaggia la miseria. Vabbè, Ma comunque perché forse io ti chiedo. Allora, guarda, mi forse. accedi, io però non mi ricordo niente, né la Ah, perché cosa, non hai la password né. collegato, forse. Vabbè, magari. Ma io tipo un nickname super segreto che sempre scoprirò è Gabriele Petrarca su Twitch. No, è un nickname che fa pure molto ride, ma non ve lo posso dire perché è un nickname pure in altri posti Ok. e però niente, non riesco a entrare, mannaggia la miseria. Vabbè, Nessun ci penso, problema, poi però ti penso. prossima volta, dai, comunque sapete che c'è, potete cercarlo come il One Piece, trovatelo se ci riuscite, il Gabriele su Esatto. Twitch. E c'è qualcuno che ha scritto il nickname, è Capo dei Cazzi, fa molto ridere. Madonna, sì! Ma Non è guarda, quello, non è è quello. dall'inizio della live che mi chiedono di fartelo dire, ma io ti dico, a me non piace molto quando anche nelle interviste. Si chiede troppo al doppiatore di fare no da jukebox, inserisci la monetina e dire quindi io non te lo chiedo, lo farai solo se ti farà piacere perché comunque viene un po' a noia anche sta domanda secondo me. Quindi da me non verrà mai questa cosa. Se voglio tu si fa piacere a tutti perché è la line, però non continuo ad chiederlo, ragazzi, mi raccomando, io non lo chiedo mai ai doppiatori perché pare brutto, cioè come pupazzi, non lo so, mi fa strano chiederlo. Se vuoi, torniamo comunque anche nel doppiaggio, anche se. Madonna, se mi metto a parlare di musico, muoio. Ti ho visto, Giulia. Comunque ci andiamo a Londra insieme. Ti volevo assolutamente chiedere, visto che stavamo un attimino sciorinando un po' la lista sia del range vocale sia delle tue sia da piccolo che da grande ruoli, se ce n'è uno in particolare che è stato il tuo preferito. So che è difficile, magari, però magari ce n'è stato uno in cui l'esperienza te la ricordi, magari più del personaggio, oppure se ne hai uno che è stato particolarmente difficile, proprio roba che tipo, non so se me lo porto a casa, questo è stato
il più difficile di tutta la mia carriera. Allora, non so se me lo porto a casa, non l'ho mai detto, anche se ho fatto delle cose difficili a volte, perché in questo è una delle piccolissime parti della vita in cui sono competitivo. Bravo. Cioè, nel senso, c'è una cosa difficile, E Fortnite. faccio così e cominciamo a ragionarci, no? È come quando trovi uno più bravo di te a un videogioco, esattamente. Io Esatto. non è che quitto, io mi metto là. Cerco di portarmela a casa in qualche modo. Beh, questa è una cosa mia, quindi quando mi è capitato di avere dei personaggi difficili da fare, mi ci sono messo e ho cercato di portarli a casa. Uno particolarmente difficile, a cui sono molto affezionato, per esempio, che non lo dico spesso, è non so se ci avete presente, che qualche anno fa uscì una Gultrunk. serie inglese molto, molto carina, dissacrante, la prima poi di una lunga serie di serie per l'appunto del genere, che si chiamava Misfits. Urca, sì! Ma certo! Aspetta, la prima versione, giusto? Le prime stagioni, Perché la poi ne prima, hanno fatte una, è Misfits. andata un po' in caciara purtroppo col cast, non il Poi è doppiaggio. andato in caciara. Io facevo lui, diciamo, uno dei protagonisti del primo cast, quello Riccetto Urca! Moro. Ma sì, quello un po' pazzo che faceva andare il tempo, mi pare, andava indietro nel tempo, forse mi ricordo. Madonna, Misfits, tipo 10 anni fa, io mi Misfits. È ricordo! lui, Robert Sheehan si chiama l'attore, Sì. bravissimo, super bravo, che avevo vinto il provino per farlo, e lui era uno dei primi, proprio, cioè parliamo forse boh, 2017, 2016, non mi ricordo, comunque qualche anno fa, Misfits. e Ah, guarda, ti dico subito. lui era tipo una sorta di Adamo, cioè voglio dire, 2009, effettivamente ah sì. no, sì, No, tipo, cioè, è molto tipo una tempo vita fa. fa. Lui è 2009, stato. sì. Sì, come personaggio, anche per chi non conoscesse, Misfits, ragazzi, è una serie dove ci sono cinque ragazzi che, tra l'altro, non mi ricordo se erano indagati per qualcosa, comunque un background piuttosto da Avevano Bad Boys. delle problematiche sociali, quindi Sì. qualcuno aveva, erano tutti in questo sorta di riformatorio, ore di riformatorio, di lavori socialmente utili. A un Yes. certo punto c'è un, questo si può dire perché è proprio il Sì. punto, quindi c'è un fulminone e succede un qualcosa che gli fa acquisire dei poteri, ma fu la prima volta che questi poteri, quindi questi diventavano, erano consapevoli di essere supereroi, potevano fare tantissime cose, ma erano socialmente borderline. Quindi uno era pazzo, uno era sociopatico, uno era bipolare e stavano tutti insieme, avevano questi grandi poteri, ma facevano solo casini. Cercavano di fare cose buone, ma non gli riuscivano. Questo è poi stato l'input pure di The Boys, pure, cioè, è nata tutto un genere, un filone da Verissimo. Misfits. Cioè, chi non ha visto Misfits lo deve andare a recuperare oggi. Sono d'accordo, sono Finita la d'accordo. live. Anche se effettivamente se venite da The Boys potrebbe sembrarmi come qualcosa di i protagonisti sono però cattivi. Ma quello è Era una l'originale. novità una volta, sì. No, Sì. ha proprio sovvertito tutto. Caspita, era veramente divertente effettivamente come ruolo. Lui era anche il preferito fra tutti, mi sembra anche tra i fan, proprio come personaggio. Era anche molto Simon, carino, ecco, sì. vedi, non me lo ricordavo, forse Simon si chiamava. Mi scrivete il nome in chat. Si chiama, esatto, Simon di Misfits. Sì. È diventato Ramsay Bolton. Che senso? No, non ho capito. Però sì, quindi ti piace fare i cattivi? Un po' i Perché in realtà Simon non li sporchi. faccio mai, capito? Certo? Sì. E forse sarà pure quello. Non li fai mai, quindi ti piace. Certo, ma guarda, ti dico, la cosa molto bella anche dei doppiatori dei cattivi che abbiamo è che comunque hanno. Cioè, il doppiaggio italiano, ragazzi, è incredibile. Ce lo invidia tutto il mondo, questa cosa la diciamo sempre. E, è strana questa cosa, ma io riesco ad affezionarmi anche ai cattivi se sono doppiati in italiano, perché poi gli dico, vabbè, ma ci avrà le sue ragioni, avrà un senso. E poi, boh, chissà che brava, con che bella voce, quindi non posso odiarlo perché è proprio una bella voce. È tipo Adam, che tra l'altro è. Tutti si aspettano che in Hazbin Hotel il mio preferito sia Alastor, però in realtà al primo posto c'è Serpentius, al secondo c'è proprio Adam in italiano, e poi poi in inglese, quindi c'ho la mia tier list. No, è incredibile. Ne Grazie. parlerei per ore soltanto di Adam. Finisci la serie se riesci, se vuoi, perché secondo me c'è una canzone che forse non hai ancora ascoltato, oppure anche un bel
Un Alcune paio. le ho però Ah, sentite ok. slegate dalle puntate, no? Sì. Un po' su YouTube, un po' sui reel che vedo su Instagram dei colleghi, pure le cose che mette Rossa, qualcosa che è un po' slegato dalle scene, ce l'ho, lo so. Saluto Rossa e 45 storie al giorno di Instagram. Io me le guardo tutte. A te te le mandano le fan Sì, qualcosa mi mandano, non art? tanto quanto gli altri, però qualcosa mi hanno mandato, anche molto, qualcuno molto bello. Io cerco di vedere tutto quando posso, la sera, così, e rispondere e ringraziare sempre. Che bello. Ah no, per forza, dai, ma le persone si mettono lì, fanno dei lavori spettacolari, Ma con guarda che non è scontato. grande talento, stiamo vedendo pure su queste cose. Bambiluna te l'ha mandato oggi. Credo che anche Severn qui in chat te ne stia per mandare una. Spoilerino, ma potresti avere la cartella Instagram intasata fra No, io poco. l'unica cosa in realtà che non faccio tanto è proprio perché non ce la faccio, non c'ho il tempo, no? Mi vergogno, eccetera. So le grandi, tante richieste di vocali che ho sempre avuto e che ora ho tanto per Adamo, i vocali non riesco a farli. Non, ma tu pensa se in giro per strada mi metto a fare i vocali, soprattutto di Adamo, dai, ma non è cos'è. Parlo Vai alla con i fa. cazzi, ma restano. T'arresta. Cioè, vai Sì. al gabbio e ciao. In effetti è tipo catcalling dire cose del genere in Ma mezzo. no, non si può fare, dai. A casa con i bambini. Scusate, ragazzi, papà deve. Boh, e comincia a insultare la gente. Qualcuno mi ha scritto, più di uno mi ha scritto: mi puoi insultare con la voce di Adamo? E non mi sembra il caso, non è da me. Infatti non c'è. Grazie, infatti, alcuni li ringrazio lo stesso, ma non lo posso fare. No, Però grazie, mando. se mi scrivete, cerco di rispondere, guardo i vostri messaggi d'affetto, sicuramente tutti, ma i vocali non li sto facendo per il momento. Non mi viene in mente un posto dove sarebbe appropriato dire le tue line, perché Rossa può dire ciao, sono Charlie, stella del mattino. Non hai queste possibilità. Tu No, puoi iniziare a fare i vocali dicendo ciao, sono Charlie, stella del mattino. Quello è magari a socialmente. qualcuno gli piace, che ne sai? No, guarda, se ti vuoi fare due risate, se ti va, chi ti chiede gli audio, inizia a mandargli cose super pucciosissime, tipo altri personaggi, e magari No, ma ma mi chiedono come? pure altri personaggi, per carità, Ah, più ok. fattibili, però. È che non riesco proprio, poi diventa un turbinio inarrestabile. No, no, certo. Capito? Comunque, ci tengo anche a dirti questa cosa. Sappi che non è scontato il tuo impegno. C'è tanta gente che ha i propri idoli, li vuole omaggiare, seguire, vuole entrarci a contatto ed è sempre un terno al lotto la persona che c'è dall'altra parte, quindi è tutta una cosa che mi viene da riconoscerti perché c'è tanta gente che non vuole di proposito mettere del tempo in questa cosa che invece quando c'è fa molto piacere, quindi non sono tutti così, sono... Ci provo tantissimo a stare appresso a tutti i messaggi perché mi sento in dovere, insomma, di farlo perché ci sono persone che, ecco, passano del te dedicano del tempo, no, a noi, ma anche un pensiero, anche un complimento fa talmente piacere che, voglio dire, poi a visualizzarlo e a scrivere grazie non ci vuole poi molto, invece puoi fare contenta una persona, ecco. Che bello, sì, bravissimo, veramente. Parliamo anche un po' adesso di come sta andando il tuo presente. Abbiamo fatto un po' di passato prima. C'è tanto teatro nel tuo background, c'è tanta TV, c'è tanto doppiaggio e adesso c'è anche tantissima direzione del doppiaggio. Come si suddividono adesso le tue giornate proprio in ambito lavorativo? Riesci ancora a fare qualcosa a teatro? Più direttore o più doppiatore? Allora, E se ti diciamo che soddisfa? ho la fortuna di avere sempre da un po' di tempo tanti progetti assegnati come direttore del doppiaggio, perché ci sono magari tanti supervisor, tanti clienti che hanno piacere insomma, ad avermi come direttore perché gli piace lo stile che comincio ad avere. Insomma, ognuno poi ha un suo stile e io cerco di essere molto fedele all'originale, però cerco sempre di fare un po' un'edizione italiana e non per forza la traduzione letterale di quello che stiamo dicendo. E questo, diciamo, viene apprezzato perché mi posiziono un po' in mezzo tra chi è più,
purista dell'originale come direttore di parlo, che vogliono seguire esattamente la nota, l'intonazione, un po' anche a volte anglosassone, eccetera, eccetera, ci sono, c'è tutta una scuola di pensiero di grandissimi direttori, da cui un po' ho carpito, e poi c'è Oreste Baldini, per dirti, no? Ah, è Che proprio lui dall'altra parte dello spettro lui. diciamo ci sono proprio, e in mezzo tantissime sfumature, no? Perché Oreste invece è proprio edizione totale. Lui, Sì. l'originale è un canovaccio che sta là, però se tu affidi il tuo lavoro a Oreste vuol dire che tu vuoi fare edizione, e quindi è tutto diverso. Un E lui si... suggerimento. No, ma lui ci fa fare tre film. Allora, ogni tanto noi quando facciamo i film con Oreste, sui film è più semplice perché è un prodotto che poi nasce e finisce in un periodo magari più ristretto. Tu fai la battuta in originale, poi fai un'altra versione e poi a volte ne fai una terza. Cioè, tu praticamente lui incide tre film sullo stesso film. Poi al mix si sceglie le battute in base a cosa gli fa più ridere. È veramente una follia che però se tu impari poi a codificare, a conoscere, è una figata. Ok. È un Quindi metodo, sì. io lo prendo in giro e dico, vabbè, Oreste, per favore, oggi facciamo un film solo, due film al massimo, non facciamone tre, ti prego. Allora lo prendo No. in giro, vabbè, ci vogliamo tanto bene perché lui è un genio. Rossa ci racconta che lui risponde che fai resisti, credo. Pure, 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 pure. Spero di averlo detto Non giusto. resistermi, non resistermi. Imparerai ad amarmi, rifalla. No, Imparerà da farmi riparlo. troppo acrilico. Cioè, che troppo acrilico, capito? Non ho Solo un genio può dire questa cosa. troppo acrilico, non ho le basi da doppiatore per sapere cosa vuol dire. Quindi bravi voi professionisti. Sento che mi stai resistendo. Imparerai ad amarmi. Questo me lo dice sempre. Sapere proprio dal vivo se succederà ad aprile, quando non si sa, proprio in primavera un'intervista per tutti voi, Madonna, sarò lì in prima fila. Però Magari scusami, prego. che ne so, vicino a qualche ponte, non lo so, può Non darsi. si sa. È pieno di ponti, eh. Infatti, infatti, infatti. Però, insomma. E quindi no, io provo, mi sto stabilendo in mezzo, quindi fedele all'originale, però anche un po' di gusto del doppiaggio italiano di qualche anno fa. E quindi mi sta andando bene questo periodo, sto dirigendo tanto. Chiaramente, poi i miei personaggi come attore devo sempre ritagliarmi. Le giornate del mondo del doppiaggio sono particolari perché devi mettere la possibilità di fare uno o più personaggi durante la stessa giornata in uno o più studi di doppiaggio che sono dislocati però a Roma, che è tipo l'inferno. Ah, con la Cioè, a macchina, Svinhotel immagino. probabilmente l'hanno pensato in vacanza a Roma, Certo, guarda, non perché fatico a non c'è. crederlo. Non c'è verso che possa essere diversamente. E quindi c'è una serie di problematiche, anche di spostamenti, di Il girone dei traffico. lupi. Sì, raga, Roma. Il traffico è mortale a tutte le ore del giorno, quindi non c'è magari una volta per andare in uno studio ci metti un quarto d'ora, e magari il giorno dopo ci metti un'ora e un quarto. No, Dici, c'è un motivo? No, non c'è un motivo. monetina. Non c'è un motivo, e effettivamente. Quindi le giornate sono sempre molto diverse e molto particolari. Quando fai il direttore, pianta un po' più stabile in uno studio, è fisicamente un po' più riposante perché non ti devi spostare, no? Quindi vengono gli attori da te. Ok. Però poi invece mentalmente è un po' più difficile perché sei un po' più di responsabilità, sei super concentrato per tutte e 9 le ore di lavoro, per dire. Mentre l'attore magari poi quel giorno effettivamente ha fatto soltanto quella performance da te e deve pensare, non deve pensare molto a quello che sta succedendo. Sei tu che gli dai le indicazioni, mentre a te non può sfuggire mai neanche una battuta. Chiaro. E quindi la stanchezza fisica da una parte e dall'altra parte un po' più mentale, con le responsabilità, le mail, tutto un lavoro pure che ti porti a casa, che ti devi studiare gli episodi successivi di una serie, scegliere le voci delle prossime puntate. C'è tanto, è molto complesso, però mi piace un sacco e quindi ci sto dedicando molto. E è un periodo florido, abbastanza florido, quindi sono proprio contento. Che bello, meno male. Riesci ancora a fare qualcosa invece dal vivo a teatro? No, no, teatro. In realtà mi piacerebbe poi esibirmi cantando.
E quella è la mia passione massima, è cantare o suonare e cantare. C'è qualche amico o collega che mi scrive sempre: oh, ma dai, quando suonamo, però alla fine sto quando suonamo non arriva mai. E tu in macchina mentre vai lo studio, senti, non ora, ti prego. Ho No, ancora 90 minuti di macchina da fare, perché non no. No. posso. Però sarebbe bello un giorno, e forse credo più una questione di impegni, magari. Sarebbe fighissimo però vedere anche qualcosa del genere, magari, dei concerti Adesso tuoi. dobbiamo magari farci trainare un po' da questa cosa di Azbin, che effettivamente potrebbe dare il là e tornare un po' sul palcoscenico dal vivo. Caspita, Che ne sì! Ti fai? Che ne fai? Boh, vediamo, dai. piacerebbe? Anche perché, allora, in realtà io conosco moltissimo il mondo delle fiere, quindi adesso ti parlo come se non ci fosse una chat a sentirmi, ma c'è sempre molto spazio di manovra, più di quanto si pensi, quando si tratta di portare un intrattenimento nuovo. In questo momento è vero, ci sono tanti influencer che quindi ci si mischia un po' tra gli ospiti, io anche, tra magari gli autori che chiami, i fumettisti, eccetera, eccetera, poi gli influencer che portano un po' di... E poi in realtà ci sono anche tanti, tanti doppiatori. Mi ricordo, io vedo molto spesso nelle fiere Ubaldi, Pietro Ubaldi, un Come salutone, oppure no? Graziano? Leonardo Graziano, sì, Come che no? è anche Iacono. Quindi in realtà, siccome le strade ci sono già degli inviti da parte di doppiatori e c'è anche vagamente un'idea di palinsesto, c'è tanto spazio di manovra e forse con una entrata così, dico anche come te, con Azbin, in realtà forse quello che puoi fare è individuare il palco che ti piace di più e vedere che succede, perché secondo me hai anche tu tanta scelta, perché credo che tante persone già lo vorrebbero proprio come fiera. Ma forse sì, non lo so, però poi resta sempre anche quella parte, no, di noi in cui siamo più timidi, più riservati e diamo, no, giustamente tanto spazio anche alla famiglia, non è che tutti i weekend posso andare nelle fiere a cantare, no? Nel senso, voglio stare con la mia compagna, voglio stare con i miei bambini, veramente sono una persona molto riservata e infatti, hai visto, faccio poche di queste cose che stiamo facendo, le live, niente, non faccio mai niente in realtà, perché mi piace Proprio i anche limiti. Certo, vivere nel mio anonimato, insomma, tranquillamente. E sì. quindi, beh, sono due cose che un po' sono contrapposte, capito? Bisogna un Chiaro. attimo trovare la miscela giusta. Ti vuoi togliere uno sfizio un giorno? Un solo weekend? Che Vabbè, dai, che ne sai? sta di uno, bambini, vado a fare un concerto e torno. Mi vedete tra 2 giorni ritorno, Certo, giuro. certo. Vediamo, vediamo. Guarda, ti dico, se poi più avanti ti posso aiutare in qualche modo, nel senso, fammelo sapere che io di palchi. Io dico fiere perché effettivamente non è che ho accesso ai locali, o tipo, like, vabbè, Milano, Roma, però alle fiere secondo me c'è il pubblico giusto, però vediamo. Bene da Vero. sapere, comunque. E niente, allora, in realtà ti ho veramente fatto quasi tutte le domande che ti volevo fare, siamo veramente scesi proprio nel profondo. A questo punto mi resta solo da chiederti i tuoi progetti per il futuro, se hai qualcosa di qualche nuovo obiettivo. A me piace sempre chiudere le interviste o comunque le chiacchierate anche un po' informali come questa, dove si capisce se c'è qualche nuova sì, obiettivo da raggiungere, perché comunque si può andare sempre un po' più in là. Fare sempre un po' di più. Questa è una Oh, domanda. grazie. Mi È interessa molto. strano, nel senso che poi nel tourbillon, no, di lavoro in cui siamo immersi, non pensiamo, io non ci penso effettivamente questa cosa di migliorare. Vorrei tanto migliorare ancora di più, sono molto critico, soprattutto sulla parte del lavoro del direttore e devo migliorare, cioè bisogna sempre puntare a migliorare, perché una volta che pensi che sei il migliore di tutti, cominci a fare le cagate. Certo. E quindi no, assolutamente no. E ci sono tanti lavori che sto facendo che sono appena usciti, che stanno uscendo, di cui sono molto molto fiero. E spero che quelli possano essere un punto ancora di lancio verso, diciamo, l'alto e non di Certo. arrivo, anche se sono cose belle, però
comunque poi si punta sempre a fare prodotti ancora più, no? Il direttore magari del doppiaggio di film o serie ancora più importanti e di farle ancora meglio. Quale diresti che è tipo la direzione di doppiaggio più difficile che ti viene in mente? Magari non tu, però che guardi. Io non saprei veramente come identificarle, però dici quella serie, mamma mia, deve essere stato difficilissimo da dirigere chiunque l'abbia fatto. Oh, non lo so, però ci sono tantissime cose difficili. Cioè, in realtà poi le cose belle, quando il doppiaggio è bello e tu neanche ci pensi, che stai guardando una cosa doppiata, è lì che il doppiaggio ha fatto centro. Che la magia, no, del doppiaggio celato, in realtà tu devi stare là e goderti il film che stai vedendo senza pensare a niente. Quando Chiarissimo. poi invece pensi al doppiaggio, vuol dire che c'è qualcosa che non sta andando bene. Tu Certo. al doppiaggio dici, devi pensare alla fine. Hai visto il film, è una figata. Hai sentito tutto, ti è piaciuto tutto. E poi devi pensare, ma questo manco era nella lingua mia. Quindi Ah, vuol dire che fregato. doppiaggio top, capito? Ce ne stanno ancora, cioè, ce ne stanno tanti. Quindi bisogna sempre pensare a questa cosa. Certo, Quando Madonna. invece cominci a notare qualcosa di strano e ti accorgi del doppiaggio, in senso generale non è un buon segno. Abbiamo tanti esempi, anche l'altra volta dicevamo che purtroppo abbiamo visto che nel reparto Disney c'è sempre tanta disattenzione. La cosa che più invece trovo affascinante degli adattamenti è quando la frase in italiano imita il movimento della bocca. Quello è incredibile, cioè quello non è metrica, quella è una magia, che sembra che lui stia dicendo la parola in inglese. Ma su quello facciamo tanto studio e tanta esperienza e riusciamo a far stare sul labiale degli attori originali tante. Poi calcola che l'inglese è sempre molto più corto, noi esprimiamo dei concetti con una lunghezza molto più, cioè con frasi molto più lunghe, articolate, no? Sia come vocabolario che come tempi verbali. È veramente difficile, cioè anche l'adattamento dei dialoghi è con un adattamento fatto perfettamente, il film scorre molto molto meglio in sala e anche al cinema, No, quando no, poi no, lo vedi. assolutamente. No, 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 ma guarda, è fighissimo tutto il nostro lavoro, io sono fortunatissimo poterlo fare tutti i giorni. Oltre a Misfits c'era qualcos'altro che ci volevi consigliare, che magari hai adattato tu proprio, che è uscito, adesso che è uscito, quindi che si può dire, che dicevi magari Guarda, Slow io Horses. vado molto fiero Sì. di una serie di animazione che è uscita da pochissimi giorni, sempre su Prime, Amazon Prime, che si chiama Il secondo miglior ospedale della galassia. Scusa, mi era preso un attimo una sincope della galassia. Ah, ma l'ho visto! Ho visto il trailer, perdonami, non il Io coso. sono molto fiero perché abbiamo fatto, aiutati da Amazon Prime, diciamo, e aiutati da tante persone, abbiamo fatto un lavoro un po' avveniristico usando per la prima volta la Shubha recitata all'interno di un audiovisivo in lingua italiana. L'abbiamo fatto con Recitata. garbo, con gusto, però abbiamo dato il peso che merita a questa cosa, perché il linguaggio dei giovani ormai è questo, andiamo verso questo, quindi siccome si parla di tante tematiche delicate in maniera comunque comedy e l'animazione te lo consente di più chiaramente, abbiamo Certo. fatto questo esperimento che tra l'altro la critica per il momento, è uscito da pochi giorni, ha accolto, a parte magari un caso, ha accolto alla stragrande, quindi una cosa che secondo me guarda un po' verso il futuro. Io sono molto molto orgoglioso di averlo fatto, insomma. Le premesse sono Ho eccezionali. curato l'adattamento dei dialoghi con la supervisione chiaramente di Isabella Borrelli, che è un'attivista, no? Per l'identità di genere della comunità LGBTQIA+. E quindi abbiamo fatto degli studi, è stato molto molto complesso, ma in realtà poi per lo spettatore non è così complesso, l'abbiamo reso super fruibile.
Avete fatto il lavoro voi, Madonna, la resistenza che si incontra quando c'è uno sforzo per un linguaggio più inclusivo è devastante, cioè che possono uscire opere così, io sono contentissima perché il passo avanti che si vorrebbe vedere, e in realtà sono curiosissima, hai adattato una Shva recitata, che voglio sapere come hai fatto, dai No, termini ma poi la... neutri, tipo... Sì, perché allora, perché si incontrano personaggi trans o non binari o gender fluid in tante cose che doppiamo, ma si tende sempre ad aggirare il, apro delle virgolette che non penso lo sia, ma il problema, tra Certo. virgolette, tra super virgolette, ovviamente non voglio offendere nessuno, e infatti no, non l'ho fatto nel nostro prodotto, perché si tende sempre a non mettere il genere, a omettere quella cosa, a raggirare. Negli Stati Uniti, nella lingua inglese, si usa il plurale, invece, facendo uno studio con l'aiuto della comunità, abbiamo scoperto che in Italia non è così. Non è così diffusa, e anzi, dei linguisti, quindi mica noi, hanno studiato anni fa e introdotto, soprattutto nel linguaggio scritto, ormai diffusissimo, devo dire, la Shva. Ma nessuno ha mai osato andare oltre, se non le persone che la utilizzano giornalmente, perché ormai è utilizzatissima. Invece noi l'abbiamo introdotto in un audiovisivo, in una serie TV, in maniera supernaturale, per far comprendere meglio che non era un errore sentire quella vocale lì. Abbiamo in quei punti messo anche un sottotitolo, così tu puoi capire, vedendola anche scritta, solo su quelle battute che interessano quindi poi personaggi, anzi quei personaggi, ho commesso un errore. Personaggio? Ma con il femminile più ampliato, il maschile ampliato è più difficile, guarda che... No, ma siamo stati chiaramente aiutati e attenti, e gli attori e le attrici che l'hanno dovuto recitare sono state messe a dura prova, ma sono state bravissime. Abbiamo avuto una grande ospite, che è Vladimir Luxuria, che ha il personaggio, Accidenti. talentuosissima, si è affidata a me completamente. Quindi, secondo me, io vado molto molto fiero di questo cartone animato, che fa anche ridere. Ah, fa anche... No, infatti mi scrivono tipo Scraps. Guarda, ti ringrazio molto del consiglio. Io ho una lista di cose che voglio vedere. E ammetto che questo per me è un valore aggiunto. Guardandola da fuori mi dava molto vibes da Final Space o anche vagamente, come si chiama? È tutto un cartone basato sulla meditazione che non mi ricordo come si chiama, però mi è un po' allontanato perché era uno stile che avevo già visto, però questo è un valore aggiunto, io voglio vederlo e Ma parla soprattutto... di sanità mentale, di malattie sessualmente trasmissibili, chiaramente tutto in una galassia che non esiste, con alieni che non esistono, e quindi anche condito da cose buffe, ecco. Certo, no, rendere queste, anche come con Hazbin, ragazzi, anche questo io lo aggiungo alla lista, rendere pop delle cose comprensibili ti aiuta a non cadere nella trappola, devo fare il pippone, no? Anche io ci terrei tantissimo a capire nuovi modi per comunque offrire più cultura, più insegnamento, più inclusività, però c'è sempre l'allerta pippone, non hai mai voglia di sentirti qualcuno che ti spiega queste cose, quindi... Se riesci a farlo con questa voglia di intrattenere, quindi quello è l'obiettivo, quella è la mission, e intorno ci costruisci qualcosa di bello, per forza fai un cambiamento nel mondo. Questa cosa è mega affascinante, che Ma se non bello. ho, se uno o una Middle piccola, Gospel. un po' di persone come noi, eravamo un team, chiaramente, non è Sì. che il merito è mio e mi voglio prendere il merito. Se però un team osa per la prima volta, potrebbe, no, aprire una strada di lungimiranza, no, verso il futuro. Ha voglia. Sì. E soprattutto mi sono accorto che alcune persone che si sentivano toccate, no, nel privato, perché non erano mai state rappresentate in video, tenendo conto questa loro identità, ma sempre veniva aggirato il problema, no? Invece adesso
ho visto l'emozione, no? Vera di queste persone che si sentono giustamente incluse in un linguaggio come il linguaggio della loro comunità, della loro vita. Quindi, Certo, assolutamente. io sono, secondo me è fighissimo. Guardatevelo, se vi piace il doppiaggio me lo dite, Glielo e se dite, raga, non ci avete. sono delle critiche me lo dite, e questo è tutto sempre aperto, io cerco di rispondere a tutti quelli che hanno qualcosa da dirmi, positivo o negativo, perché tutto ti aiuta poi a crescere. Meraviglioso. Ma il Grazie mille 21, anche aspetta, dello. il 21 marzo Sì? esce una serie fighissima di fantascienza su Netflix che si chiama Il problema dei tre corpi. Fammi cercare subito. Guardate, su tutte le piattaforme di streaming, tutte ti vogliono il problema dei tre corpi. Dov'è tre corpi? Non ve posso dire niente, ve la dovete guardare. Trilogia. È Ok. clamorosa, è clamorosa. Ho visto. Ci sono i libri, sono super particolari. Madonna, sembra. Io ho letto il primo, ovviamente, perché ho curato la direzione del doppiaggio, quindi ho letto il romanzo prima. Ma Cixin Liu è. Scusa, c'è un mio amico, lo conosci Sio, il fumettista? No. Il disegnatore Sio. È un fumettista molto famoso che abbiamo in Italia, che ha anche un podcast. Parla sempre di questo scrittore. Sempre, sempre, sempre. Ma tu cosa mi hai detto? Io devo dire subito. È lui. Scottex. Sì, esatto, ragazzi, è proprio. È il suo libro. Va benissimo. Lui parla di questo scrittore veramente con tanta veemenza e forza. Dice, è incredibile. Quindi mi sa che ce lo È guardiamo. incredibile e spero che chiaramente la trasposizione non deluda i fan puristi del romanzo, perché ovviamente ci saranno delle divergenze e basta, non posso dire niente. In italiano. Fantascienza, guardate il problema dei tre corpi. Mi raccomando, doppiato. Vabbè, certo, doppiato, dai. ragazzi, mi raccomando. E con questi ultimi consigli per i nostri pomeriggi futuri, se non giocherete a Fortnite, ragazzi, guardatevi queste serie, se avete le piattaforme streaming a ripetizione. A te posso solo consigliare quando hai tempo di finire Hazbin. E per il Certo, resto. sì, lo devo finire. Che bella chiacchierata, Gabriele, veramente. Grazie mille di tutto il tuo tempo, della tua disponibilità. Comunque è tardi e probabilmente vieni da un turno di o doppiaggio o adattamento o genitore, quindi comunque una Oggi sera. ho fatto tre turni di direzione di una bella serie nuova che non vi posso dire, ovviamente. Si può dire niente, però ho No, fatto tre niente, poi turni. sono tornato, sono stato un po' con i bambini, ho giocato un po', poi ho messo a letto il piccolino e poi sono stato con voi, sono stato bene, vi ringrazio dell'invito e Sono ringrazio contenta. i tantissimi che stanno scrivendo, io non ho seguito tanto bene la chat, ma continua a muoversi, io non, veramente non so come ringraziarvi, e sono molto fortunato e mi sono sentito molto a mio agio, sono stato tranquillo tutto il tempo. Sono contentissima, veramente. Questo era l'importante. Scrivete adesso, ragazzi. Sono gli ultimi minuti per farvi leggere da Gabriele, altrimenti i suoi DM sono aperti. Non chiedete note vocali, No, però però. aggiungetemi se volete su Instagram, scrivetemi su Instagram, io come posso, come ho un po' di tempo, vi rispondo perché mi fa veramente, veramente piacere. Guarda, io per curiosità vorrei chiudere con la canzone L'inferno è per sempre. Vedo se sono riuscita a mettere cover italiana. Sentiamo. No, no, in inglese no, dai. C'è in italiano! C'è in italiano, ragazzi! L'hanno ricaricata di nuovo in italiano. Non so tra quanto la butteranno giù, ma per chiudere la serata possiamo finalmente sentire la voce di Gabriele che canta su Spotify. Correte e io chiudo la live. Adesso io e te ci salutiamo mentre non ci sentono. Grazie mille della bella serata, grazie di esserci stati. È Grazie per l'invito, ciao, a stato presto. bellissimo. E io metto la schermata finale e con la chat invece noi ci vediamo venerdì alle 3. Godetevi la canzone. Bye! Bye bye! Ciao amici! Ciao.